Sono emozionato perché ho vissuto tutta la storia che ci ha portato fino a qui e per primo ho sofferto da allenatore, da ex giocatore e poi da cittadino, infine da sindaco, perché ci è voluto un po' di tempo per risolvere i tanti problemi tecnici e amministrativi e so cosa ha significato per tutti noi vedere così a lungo i cancelli chiusi di questa struttura che per molti di noi è stata una seconda casa. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra, grazie al quale siamo riusciti a risolvere tutte le difficoltà che ne impedivano l'apertura. L'impegno nel reperire i fondi e la determinazione di restituire a Bracciano un impianto all'altezza delle aspettative ha dato i suoi frutti. Come detto, non intendiamo fermarci qui, questo è solo l'inizio, perché ora l'impegno è quello di riqualificare tutto l'impianto. Per il momento sono in programma interventi di manutenzione della pista di atletica per permetterne un migliore utilizzo da parte di tutti, poi ne seguiranno altri in tutte le parti dell'impianto sportivo ancora da rimettere a nuovo dopo anni di chiusura, di abbandono e purtroppo anche di atti vandalici. Questo complesso, questo luogo, questo campo è un invito a vivere aperti, è un invito a creare spazi di incontro, spazi di dialogo, di amicizia. Come amministrazione siamo felici sicuramente di aver ridato al paese di Bracciano, giovani e anche non giovani, un punto di aggregazione per tutti i cittadini. Questo campo ci tenevamo molto ad intitolarlo ad un ragazzo scomparso prematuramente nel 2016 per una brutta malattia. Federico era... faccio anche difficoltà perché Federico era prima di tutto un amico e poi uno che amava il calcio. Qui molti di noi hanno vissuto momenti felici e meno felici, vittorie, sconfitte, promozioni e retrocessioni, allenamenti e partite al freddo o sotto la pioggia. Ho fatto il mio primo allenamento proprio in questo campo, dietro a me. Tutto ciò che abbiamo vissuto qui non ci ha fatto appassionare solo ad uno sport, ma ci ha fatto sentire parte di una grande famiglia, ci ha fatto sentire parte della storia di questo luogo e persino parte della storia di Bracciano. Ci ha insegnato lo spirito di squadra, il senso di appartenenza. Ci ha fatto conoscere persone che ci hanno lasciato qualcosa di loro che ancora conserviamo gelosamente dentro di noi. Qui sono nate amicizie che durano ancora oggi. Qui sono ambientati tanti dei nostri ricordi più cari e intimi. Tutto ciò che abbiamo vissuto qui, in fondo, è il motivo per cui siamo qui oggi. L'inaugurazione del campo da calcio in erba sintetica rappresenta simbolicamente anche la riapertura dell'impianto alle associazioni e torna finalmente a disposizione dei cittadini, ma soprattutto, come detto, delle ragazze, dei ragazzi, delle bambine e dei bambini che fanno sport o che si apprestano ad iniziarne la pratica. L'idea che tutti loro avranno di nuovo, finalmente, l'opportunità di vivere qui tutte quelle esperienze che noi abbiamo avuto il privilegio di vivere qui è un pensiero che mi fa stare bene ed è la più grande vittoria di tutti noi, di tutti voi e di tutta la comunità. Ora tutti in campo, con il coraggio di giocare. Forza Bracciano! Questo è solo il punto di partenza. In questo modo riapriamo e possiamo lavorare con la barca già in acqua. Subito dietro ai ragazzi c'è uno spazio tribuna da allestire e
alla mia sinistra c'è un altro campo, c'è una pista atletica, c'è una tribuna, c'è una palestra, ci sono uffici, ci sono tutti spazi che vanno assolutamente recuperati e lo sforzo sarà assolutamente costante e continuo e sono certo che raggiungeremo presto gli obiettivi, pur accettando che dovremo farlo gradualmente. Per il momento che stiamo vincendo 2-0, mi auguro che finisca così. Importante per poter ripartire tutti insieme che ci sia questo senso di vicinanza, di appartenenza, non solo per i ragazzi che in campo indossano i colori rosso e blu e si sentono parte di questa cittadina, ma anche di tutti gli appassionati, i tifosi, i genitori e chiunque venendo al campo fa la sua parte per ripartire tutti insieme e per chiudere una pagina buia e aprirne una luminosissima.